Amici sportivi, un caro saluto da Andrea Anselmi e benvenuti ad una nuova puntata di White Red News, il rotocalco sportivo interamente dedicato alle vicende calcistiche, non solo, dell'FC Südtirol. Questa volta siamo a Maso della Pieve, dove si svolge parte dell'attività del settore giovanile dell'FC Südtirol. Siamo in compagnia ovviamente di due ospiti che vado a presentarvi. Alla mia sinistra, Nicolas Crovetto, 29enne, terzino sinistro cileno. Ciao Nico. Ciao Andrea. Alla mia destra invece Ettore Liozzi, 20enne, attaccante calabrese, top scorer per il momento dell'FC Südtirol con 4 gol. Inizio da Nicolas. Siamo nella vigilia della partita casalinga contro la Reggiana, che si giocherà sabato allo Stadio Druso alle ore 14.30. Diciamo così, visto che è prima in classifica la Reggiana, una terapia d'urto in un periodo nel quale i risultati non stanno venendo, diciamo così, come forse ci si aspettava. Giustamente. Partita sicuramente difficile, e ci dobbiamo rifare, ancora crediamo a quello che stiamo facendo. Non è facile adottare una filosofia di gioco come quella che abbiamo, che siamo una squadra che sempre cerchiamo di andare a prendere partita dal primo minuto, quindi anche siamo una squadra nuova, quindi ci vuole un po' di tempo per essere proprio tutti compatti e riuscire ad andare a vincere tutte le partite. Quindi, in questi momenti qua è quando devi ancora credere di più e continuare a fare il lavoro che stiamo facendo. Sabato scorso la brutta sconfitta a Cuneo, nelle ultime 5 partite avete vinto una sola volta, dobbiamo preoccuparci o, come dicevi tu, è una questione anche di rodaggio? Te lo dico ancora, siamo una squadra nuova, tanti ragazzi che siamo arrivati quest'anno, che nelle partite si è visto che siamo una squadra che cerchiamo di giocare, cerchiamo di andare a prendere partite, ed è normale che vengano questi momenti un po' così che i risultati non arrivano, però siamo tutti uniti in quel senso, siamo tutti convinti che questa è la strada giusta, e col lavoro è l'unica forma di riprendere quei punti che abbiamo perso prima. C'è un problema, diciamo così, difesa, nella misura in cui avete subito 10 gol nelle prime 8 partite di campionato, siete la sesta peggiore difesa del campionato, nonostante mister Stropp abbia provato, lo abbia anche dichiarato, a dare maggiore solidità alla squadra schierando una difesa 5. Sì, sicuramente i numeri sono i numeri, alla fine non puoi dire molto contro di quello, però so che piano piano la squadra comincerà a far meglio ancora. Per me siamo una squadra che non dovrebbe stare dove siamo noi adesso, però c'è tanta voglia di far bene, quindi quando c'è quella cosa lì che la vedi ogni giorno nei compagni, nel lavorare, nella voglia di fare le cose per bene, prima o poi ti capita di cominciare a prendere più punti, a vincere più partite e che le cose escono meglio. Coinvolgo anche Ettore Liozzi. Mettiamo anche l'accento sugli aspetti positivi, perché se togliamo, diciamo così, il primo tempo contro il Pordenone e il secondo tempo contro il Cuneo, per il resto le prestazioni sono sempre state più che sufficienti, segno che insomma la squadra le qualità le ha. Sì, certo, noi siamo consapevoli del valore che abbiamo, anche contro il Cuneo il primo tempo secondo me non è andata poi così male, ce la siamo giocata, eravamo lì 1-1, poi il secondo tempo abbiamo un po' mollato. Però noi, ti ripeto, siamo una squadra che è consapevole delle potenzialità che ha, e niente, dobbiamo subito riprenderci. Domenica ci aspetta una partita come contro la Reggiana, che è una squadra che gioca a calcio. Sicuramente rispetto alle altre potrà concederci di più, soprattutto nel gioco. Noi siamo una squadra che ama giocare, quindi sarà sicuramente una bella partita e l'affronteremo nel migliore dei modi. Dicevo, top scorer del Südtirol, 4 gol in 213 minuti giocati, insomma, un bel inizio per te. Sì, io più che altro sono contento per i punti che ho portato alla squadra, più che per me, perché se alla fine sono riuscito a fare questi 4 gol è perché la squadra mi ha aiutato in allenamento sempre, il mister anche mi incita a fare sempre di più. Quindi niente, speriamo che di farne altri che portino punti alla squadra importanti. Augurandoti ovviamente una grandissima carriera, anche dovesse portarti lontano da Bolzano, ma per adesso
ti godiamo noi, insomma, come attaccante che può fare davvero bene nel Südtirol. Bolzano rimarrà comunque indelebile nei tuoi ricordi, perché qui hai segnato il primo gol fra i professionisti al Druso su cross dell'altro ospite, dell'amico mio di Crove. Sì, certo, il primo gol non si dimentica mai, soprattutto poi per come è venuto al 2-1 poi alla fine. Sì, sicuramente, cioè, sono contentissimo della scelta che ho fatto di venire qui, soprattutto perché mi rendo conto che sto facendo ogni giorno dei passi in avanti in allenamento, cioè sto crescendo, quindi posso essere solo contento. Lewandowski, l'hai detto insomma più riprese, il tuo attaccante di riferimento, il tuo modello, perché? Cosa ti piace di lui? Perché è un attaccante mobile, è un attaccante che lotta su tutti i palloni, si muove sempre, diciamo che quello è il mio prototipo di attaccante che mi piace di più per questo. Sei molto amico di Berardi, che è insomma una stella non soltanto del Sassuolo, non soltanto di quella che probabilmente sarà la sua prossima squadra, cioè la Juventus, ma anche del calcio nazionale, è già stato convocato nella nazionale maggiore, dell'Under 21. Mi dici, secondo te è destinato ad una grandissima carriera? Sì, lui secondo me è un predestinato, nel senso che lui già da quando giocavamo insieme in primavera, a Lievi, così si vedeva che lui aveva qualcosa in più degli altri, vedeva le giocate prima degli altri. Quindi sì, poi si vede con i fatti che ha dimostrato anche l'anno scorso, primo anno in Serie A, ha fatto 16, mi sembra 16 gol, quindi non gli si può dire niente. Gli auguro sempre il meglio come sta facendo, insomma. Torno da Nicolas Crovetto, che in Italia ha già giocato prima di arrivare quest'estate al Südtirol, lo ha fatto qualche anno fa. Che ricordi hai della tua prima esperienza italiana? Ricordiamo Udinese di passaggio, poi dopo la parentesi all'Albacete, Triestina e Taranto. Sempre ho ottenuto di venire in Italia. Da piccolo il mio sogno era giocare in Italia, per il fatto della famiglia e tutto quanto. Hai scoperto di dove sono i tuoi antenati? Sì, da Genova. Di Genova? Di Genova, sì. E non è andata alla fine come volevo, perché ho avuto dei problemi con il passaporto, non mi è arrivato in tempo, sono stato fuori rosa quasi 8 mesi. Da lì a riprendere il livello di gioco ho fatto un po' di fatica, anche perché era piccolo, lottando a casa. Quindi dopo, alla fine sono tornato in Cile, e con quella sensazione brutta di non essere riuscito a fare quello che volevo. In Cile, dove hai fatto benissimo, addirittura militando per una stagione nel Colo-Colo, insomma, che è la squadra più titolata del tuo paese, no? Giustamente, sì. Quindi c'avevo ancora dentro quel sogno incompiuto che volevo riprenderlo. E c'è stata questa possibilità di venire al Südtirol, e non l'ho pensato neanche mezza volta. Sono contento della scelta che ho fatto, anche perché anche mia moglie e mia figlia si trovano benissimo, e niente, adesso tocca soltanto cercare di col calcio far bene per dopo arrivare cose migliori. L'ultima tua esperienza in Italia prima di quella attuale era stata in C1 col Taranto. Che campionato di Lega Pro hai ritrovato a distanza di 5 anni? È cambiato un po', il calcio in generale è cambiato, nel senso dello stile di gioco. Mi ricordo che era difficile trovare squadre che giocassero la palla, era tutto il rinvii, cose del genere. Adesso si vede che c'è più qualità nel gioco. E quello che ho visto almeno qui a Südtirol, che è una società che non sembra una società di Serie C. Forse dettagli piccoli, ma cercano di darti il meglio per farti lavorare bene e per arrivare bene ogni domenica. Quindi con quelle cose lì, campi di allenamento, trasferte, cose del genere, ti si fa un po' più facile a migliorare, e anche ai ragazzi più giovani a piano piano diventare più forti. Ok, chiudo con Ettore Liozzi. Diciamo 4 gol, quindi top scorer della squadra, però solo 2 partite da titolare, contro il Bassano e sabato scorso a Cuneo. Ti aspettavi di giocare di più e l'obiettivo è quello di conquistarti definitivamente il posto da titolare? No, ti dico la verità, sono contento così, anche perché
è il mister quello che decide chi deve mettere in campo, quindi io cerco di farmi trovare sempre pronto, mi alleno ogni giorno al massimo e sì, spero poi di arrivare a giocare come tutti, penso, dall'inizio. Poi se non arriva mi faccio tenere pronto per quando, se entro dopo, a partita in corso, diciamo. Ok, allora adesso ringrazio i miei due ospiti, cioè Ettore Liozzi e Nicola Crovetto, in bocca al lupo ragazzi per sabato, grazie. E grazie. Grazie. Voi però non andate via, perché adesso breve break e poi ci ritroviamo con l'angolo delle premiazioni, l'elezione del miglior calciatore del settore giovanile dell'FC Südtirol relativamente al mese di settembre, premio ideato e offerto da SEL, che è il main sponsor di tutto il settore giovanile dell'FC Südtirol. A fra poco. Rieccoci con questa nuova puntata di White Red News, siamo ad aprire il nostro cosiddetto angolo delle premiazioni con l'elezione del miglior calciatore del settore giovanile dell'FC Südtirol relativamente al mese scorso, ovvero quello di settembre. Lo vedete qui accanto a me, ma prima di presentarlo leggo la scheda tecnica, le motivazioni che l'hanno portato a essere gratificato con questo riconoscimento in un premio ideato ed offerto da SEL, che è il main sponsor di tutto il settore giovanile dell'FC Südtirol. E allora inizio col dire che ha 14 anni, che gioca nella formazione giovanissimi nazionali dell'FC Südtirol, è un attaccante, la sua qualità migliore è la velocità, un buon tiro e nello spogliatoio non fa mai mancare il suo sorriso, aspetto ovviamente non trascurabile. E allora il miglior calciatore del settore giovanile dell'FC Südtirol relativamente al mese scorso, quello di settembre, è Younes Jamai. Complimenti Younes. Grazie. Allora, un paio di domandine, anche perché te lo devi guadagnare questo premio, ti chiedo, anzitutto se hai una dedica? Dedico alla mia famiglia. Alla tua famiglia? Cioè, un calciatore che, diciamo così, è nel tuo cuore, il tuo campione del cuore? M di Pegnate. Formazione giovanissimi nazionale, abbiamo detto, avete iniziato bene anche il campionato, insomma, no? 3 vittorie nelle prime partite, non è male? Sì. Cioè, soddisfatto? Soddisfatto. Di poche parole, allora ultima cosa che ti chiedo è, diciamo così, primo anno al Südtirol, come ti trovi, visto che tu vieni dal Lagundo, è giusto? Sì, mi trovo bene, è una bella esperienza, mi piace il campionato che stiamo facendo. Ok, allora qui io non sono un po' emozionato, ma ci sta, premiato comunque, la prima premiazione dell'anno per il settore giovanile dell'FC Südtirol. Siamo in chiusura di trasmissione facendo ancora i complimenti a Younes. Io vi ricordo l'appuntamento di sabato importantissimo al Druso per la prima squadra alle ore 14 contro la capolista reggiana, invece domenica da non perdere a Masoronco l'incontro delle ore 11 nel centro sportivo dell'FC Südtirol fra i giovanissimi nazionali del qui presente Younes dell'FC Südtirol e l'Udinese, che è, insomma, come settore giovanile uno dei più importanti in Italia. Con White Red News invece ci vediamo come sempre la prossima settimana, nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di settimana.